Lo hanno definito il nuovo Cristiano Ronaldo, affermando anche che sarà uno dei futuri contendenti da qui ai prossimi anni al Pallone d'Oro. Ma è davvero così forte? Lui è Hugo De Llanos, classe 2005, è una vera e propria giovane promessa del calcio spagnolo, che nel giro di poco tempo ha fatto parlare di sé tutta Europa. Nazionalità spagnola, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Real Madrid, dove nel 2022-2023 ha vinto la bellezza di ben 3 trofei. Una Division d'Oro, una Coppa del Re, e perdonatemi ma non ho la benché minima idea di che coppa possa essere questa qui. Insomma, non è partito male ragazzo, tant'è che il suo talento non è passato inosservato ai dirigenti del Real Madrid, promuovendolo così alla squadra giovanile principale, passando dalla Primavera B alla Primavera A. In questa stagione Hugo ha realizzato ben 20 gol e 7 assist, confermandosi il vero gioiello madrileno. Nonostante questi numeri però rimane ad oggi ancora sconosciuta la cifra esatta sul suo cartellino, seppur questo grafico ci confermi come sia totalmente esploso il suo valore di mercato. E se alcuni siti divulgano informazioni non proprio corrette sul suo conto, noi oggi tramite questa esperienza proveremo a fare un po' di chiarezza in più su un talento che da qui ai prossimi anni farà sicuramente parlare tanto di sé. Così, dopo Mbappé, Kevin Zeroni e Maximilian Ibrahimovic, oggi è la volta di Hugo. Ma per raccontarvi meglio questa storia dobbiamo partire dall'inizio. Amici e amiche, benvenuti, è il 13 marzo e dietro al telefono ad accompagnarci come sempre c'è il nostro Michelone Nazionale. Oggi è una giornata di sport straordinaria perché il 28 febbraio il Milan Primavera ha eliminato ai rigori il Braga nella Youth League, che ricordiamo essere la Champions League delle squadre giovanili. Decisivo il rigore finale del capitano Zeroli, profilo di cui abbiamo già parlato negli scorsi episodi, portando così i rossoneri a giocarsi in casa i quarti di finale di Youth League proprio contro il Real Madrid. Ma partiamo dal principio. Se vogliamo andare a vedere la partita, zio, ci servono i biglietti. Quindi, nei giorni precedenti, dopo esserci informati, scopriamo che magari escono più avanti. Mi sembra strano, più che altro perché mancano pochissimi giorni all'inizio della partita, zio. Non è che magari, essendo un match importante, i posti sono riservati ai familiari? Non male come osservazione, se non fosse che mica, scusa, prova a sentire. Ammetto che non ci avevo pensato. Così, dopo esserci messi in contatto con ci conferma che sono resi disponibili, quindi ogni tanto tieni sotto controllo e niente. Top, perfetto. Passano un paio di giorni e la situazione è questa. Dopo aver cercato la prevendita di Milan-Real Madrid, abbiamo visto che sarà disponibile l'8 marzo. Tra poco è mezzanotte, vediamo se riusciamo a prendere i biglietti. Ed ecco che iniziano i primi imprevisti. Perché non sono disponibile? È l'8.03? Non è che magari c'è un orario... Ebbene sì. Così, dopo circa mezz'ora qui dei biglietti non c'è traccia. Fino a quando, ah ecco qui, ci accorgiamo che questo evento sarà in vendita dalle ore 15. Così, il giorno seguente, puntuali come un orologio svizzero, selezioniamo i primi posti disponibili, ma servizio temporaneamente non disponibile. Capisco così che i 3 posti da me selezionati ce li avevano appena fregati. E se iniziava a salirmi un po' di ansietta, vista la velocità con la quale stavano esaurendo i biglietti, prendo i primi 3 posti che vedo, inserisco i nostri dati e il gioco è fatto. E questi sono i biglietti che siamo riusciti a prendere. Comunque assurdo, neanche fosse una finale di Champions League. Tempo 6 minuti e questa è la situazione. I biglietti sono stati fulminati. Sarà tutto sold out, ma arrivati a questo punto... Ah! Ci siamo, andiamo. Miki, quando ci capita di rivedere una partita come questa? Andiamo. Così, dopo più di un'ora, tra una chiacchiera e l'altra, arriviamo finalmente a destinazione. Ah! Ci siamo, ormai ho perso il conto di quante volte sono venuto qui, ma è sempre bellissimo. E vista l'importanza della partita, oggi ci imbatteremo in un'esperienza unica, amici. Sei pronto? Sì, sul carico. Oggi niente scherzo, abbiamo i biglietti, abbiamo tutto, abbiamo. Sì. Ma prima di andare a fare i controlli c'è una cosa molto importante che dovete sapere su. Perché ad avere una grande visione su di lui è stato proprio Arbeloa, ex calciatore nonché attuale allenatore della Primavera del Real Madrid, il quale ha trasformato completamente la posizione in campo di Hugo, portandolo da essere centrocampista a una pedina fondamentale nel tridente offensivo dei Blancos. L'intuito del mister quindi non ha deluso, anzi ha dato i suoi frutti trovando un vero e proprio goleador, portando alla luce ed esaltando maggiormente il suo aspetto da vero e proprio finalizzatore. E, visti numerosi gol e assist, il club ha premiato il ragazzo portandolo ad allenarsi con la prima squadra, incontrando così campioni del calibro di Luka Modric e Toni Kroos. Insomma, è sulla buona strada. Oggi però non ci sarà solo Hugo da osservare, perché se il Milan lo conosciamo benissimo con i suoi Camarda, Cuenca, Zeroli, Simic, Partesaghi, Scotti e che più ne ha più ne metta, il Real ne ha altrettanti. Dove, oltre a Hugo, uno dei più osservati è Iker Brown.
Bravo, definito da tutti come il bomber di razza. Altro gioiellino spagnolo, Iker sta facendo un campionato stratosferico con i Blancos, il quale ha un valore di mercato che si aggira intorno al 500.000. Ma in passato il suo cartellino è arrivato a toccare anche cifre pari a 1.000.000. Come scopriremo più avanti, Iker Bravo non è titolare, cioè non è neanche stato convocato. Chi si prenderà i riflettori di questa partita? Arrivati a questo punto non ci resta altro se non scoprirlo insieme. Così ci dirigiamo in direzione controlli e, una volta superati, siamo dentro e adesso dobbiamo farci dare il foglio con le formazioni ufficiali. Allora, prima cosa da fare, come sempre quando ci danno il foglio, è verificare il nostro osservato speciale, in questo caso è il numero 11, prima punta. E già dal riscaldamento ha dimostrato di avere un piedino niente male. Ma adesso basta, ci siamo, perché se le chiacchiere hanno fatto il loro corso, come dice qualcuno, padre tempo opera in silenzio, stanno entrando in campo le due squadre e quindi, signore e signori, benvenuti al centro sportivo Peppino Vismara, dove è tutto pronto per questo quarto di finale di Youth League, tutto da vivere tra Milan e Real Madrid. Match valido, ricordiamo, per strappare un biglietto diretto alle Final Four del torneo. Due squadre che fin qui hanno fatto un percorso straordinario. Rossoneri che oggi però sono chiamati ad un'altra grande prova contro una grande squadra come il Real Madrid, che fino ad ora in questa competizione ha subito solamente un gol. Bellissimo anche questo saluto, nonché il forte abbraccio tra due grandi mister, ovvero Abate e Arbeloa. Prima di partire però, foto di squadra su Goz da ambedue le parti, da pubblicare successivamente su Instagram in cerca di qualche pischella da affondare. Tutti uniti in segno di rispetto. E adesso è tutto pronto, inizia ufficialmente Milan-Real Madrid, dove sono proprio i padroni di casa a dare il via a questo quarto di finale di Youth League. E passano giusto pochi secondi che i nostri occhi vanno immediatamente alla ricerca del nostro osservato speciale, che da lì a poco avrà sui suoi piedi una palla fondamentale per l'esito di questo match. Ma non c'è tempo da perdere. Bellissimo, delizioso questo colpo di tacco di Palacios, che si trova a meraviglia con Ugo. Passa, prova la botta! Chiamato oddio, subito in causa il portierone rossonero. Mamma mia, sono partiti forte però i Blancos, i ragazzi di Arbeloa. Corner, palla in mezzo, tagliare! Non arriva! L'incornata per pochi centimetri da parte di Ugo. Ancora Real però, che sembra essere partito veramente in casella totale. Il capitano Jacopo Ramon, bellissima questa sciabolata ad aprire alla ricerca del suo compagno Jesus Fortea, che prova l'uno contro uno contro Vittorio Magni. Prova ad andare, Fortea, chiuso dal grandissimo Vittorio Magni, che di intelligenza si prende un fallo importantissimo. Prova però adesso a rispondere il Milan e prova a farlo con questa sgaloppata di Sia, fermato benissimo da Cristian Perea, che trova l'imbucata sempre per lui. Palacios in casella totale, scivolata, il tiro, il palo e poi sulla schiena di Noah e spazza Simic. Mamma mia, non ci sto credendo. Attenzione però, perché ha sgattaiolato via Ugo in mezzo ai due giocatori del Milan. Scivola, si rialza e in forte contrasto con Simic, calcio di punizione fondamentale per i Blancos. E da qui inizia a farsi sentire la tensione anche sulle due panchine, dove arrivano le prime indicazioni dei mister. Ennesimo corner però da parte del Real, palla in mezzo, esce Noah, a vuoto Palacios, non trova lo specchio della porta, zio ciliegina Noah. Ma che partita, signori, è una lotta vera e propria, continua lì in mezzo al campo. Prova ad uscire il Real, 1-2, parte bellissimo questo scambio, Simic, deciso, sontuoso l'intervento da parte del rossonero, che non molla e si riprende così di prepotenza la palla. Intervento duro da parte anche del capitano del Real Madrid. E adesso gli animi incominciano a scaldarsi per quella che è una partita fondamentale. Scivola Cristian Perea, calcio di punizione per il Milan, e qui ci sarebbe stato anche un cartellino giallo, signor direttore. Occhio però a Jesus Fortea, che sta macinando sulla catena di destra, la palla in mezzo a cercare la testa di Ugo, e anche qui per pochi centimetri non riesce a trovare l'impatto col pallone. Rimane però in possesso il Real Madrid. Attenzione, Duran lo vede, l'inserimento, la palla perfetta per Gonzalo, la paratona da parte di Noah e poi Magni a spazzare via. Uè Ugo, un po' di figa qui. E tanto per cambiare, altro calcio d'angolo del Real Madrid. Noah esce vuoto ancora una volta, e qui ad andare vicino al gol è Gonzalo. Tante occasioni però che stanno sprecando adesso i ragazzi di Arbeloa. Tuttavia rimane ancora sullo 0-0, quindi invariato risultato di questo quarto di finale di Youth League. Attenzione però, perché è imbucato il Real Madrid dalla fascia di destra. L'arbitro da calcio d'angolo, il guardalinea invece dice calcio di rigore. Calcio di rigore per il Real Madrid, signori. Questo è il contatto visto e chiamato dal guardalinea, e quindi calcio di rigore. E qui la domanda mi sorge spontanea: sarà proprio il nostro Ugo a presentarsi sul dischetto? Si presenta sul dischetto Gonzalo. Come non detto.
un altro dei tanti gioielli del Real Madrid. Altro profilo che sta facendo un campionato molto, ma molto interessante. Te lo mangi a colazione, Noah! Te lo mangi a colazione! Parte Gonzalo, la rincorsa! Aveva indovinato Noah, ma il Real Madrid passa in vantaggio con il gol di Gonzalo, 1-0. E adesso, per i rossoneri, è una partita tutta in salita. Come lo ha calciato bene e senza pressione questo rigore. Dai raga, continuiamo così che stasera andiamo tutti quanti al Tocavino a sbocciare, porco... Adesso ha preso coraggio, però Real Madrid ha accusato il contraccolpo psicologico al Milan. La palla sul destro per Ugo! No! Ipnotizza Ugo Deianos, che aveva sul piede la palla dell'ipotetico 2-0. Un risultato che avrebbe potuto sigillare la qualificazione alle Final Four. Mamma mia, Ugo. Lo ammetto, non sapevo se essere contento per il Milan o se essere dispiaciuto dal gol divorato dal nostro osservato speciale, che indubbiamente gli avrebbe cambiato radicalmente l'andamento della partita e la valutazione finale. Nel dubbio, proseguiamo. Così, dopo questa grande occasione sciupata da parte del nostro osservato Ugo Deianos, l'arbitro dice che può finire qui il primo tempo. Rimangono ancora momentaneamente intatte le speranze per il Milan di poter riaprire questa partita che sembrava apparentemente stregata. E si riparte, inizia il secondo tempo qui. Deve essere stato bravo in gamba Abate a motivare i suoi ragazzi, a tenerli concentrati nello spogliatoio. E neanche farlo apposta, Diego Silva segna quello che è il momentaneo gol dell'1-1. Il Milan, dopo pochissimi secondi dall'inizio della ripresa, riapre completamente una gara che nel primo tempo sembrava a senso unico, ma il diavolo non muore letteralmente mai. 1-1. E adesso, signori, preparate popcorn e patatine, perché assisteremo ad una partita straordinaria. E questo è un talento di cui in pochi parlano, in pochi hanno parlato. È un grandissimo gioiello del Milan, Diego Sia. Fino a quando? Cambio nel Real. Esce con il numero 11 Ugo Deianos, il nostro osservato speciale, ed entra al suo posto Daniel Yanes. No ragazzi, non ci posso credere, il nostro osservato speciale sceglie. Com'è possibile? Scelta strana quella di Arbeloa, che indubbiamente avrà avuto le sue valide motivazioni per tirarlo giù. Non che Ugo stesse brillando particolarmente, ma tirar giù il capocannoniere della tua squadra in una partita così importante, insomma, fa strano. Comunque sia, Ugo sembrerebbe in tutta serenità aver accettato la scelta del suo mister. Hanno preso coraggio i padroni di casa, che provano ad uscirsene con Kevin De Roy, il capitano sontuoso, un giocatore raffinatissimo, elegante, che schiererai sempre nella mia top 11 solo per lo stile. La palla in mezzo per Camarda! L'invenzione del capitano! Purtroppo non c'è arrivato Camarda. Adesso, signori, godetevi la standing ovation per Diego Sia, l'uomo che ha riaperto la partita. Applausi per lui, più che meritati da parte del Peppino Vismara. Ma bisogna rimanere concentrati, perché la partita è ancora molto lunga. Fortea, la palla in mezzo, un sontuoso, monumentale Simic, che di esperienza riesce a spazzare via il pericolo. Ma l'arbitro dice che finisce qui. E quindi, signori, Milan, Real Madrid, si deciderà ai calci di rigore. E neanche a farla apposta. No, ma io spero che vada nei rigori. Non succede, Michi, non succede. Ma se succede, Davide a pennello. Peccato che abbia tirato giù Ugo. Saranno proprio gli ospiti a dare il via a questa lotteria dei calci di rigore. Che ansia, non vorrei essere nei loro panni, giuro. Si presenta dal dischetto Cristian Perea, il centrocampista del Real, che ha fatto una grande partita. Parte Perea! Portiere da una parte, palla dall'altra. L'ha tirato da Dio. Sul dischetto adesso per il Milan c'è Bartezaghi. Prende la rincorsa, parte il sinistro! E spiazza anche lui il portiere. Daniel Yanes, colui che è subentrato al posto di Ugo. Il tiro! Para il rigore Noah! Dice di no! Nel silenzio tombale del Vismara sul dischetto. Parte Simic, centrale quanto basta però per buttarla dentro. Cesar Palacios, forse uno dei migliori degli uomini di Arbeloa. Parte con il destro, l'aveva intuita Noah, l'aveva intuita. È la volta di Alexander, il 32, rossonero. Voi immaginatevi battere un rigore con dietro la porta l'under 17 del Milan, un sacco di ragazzi con personalità. Parte e gonfia la rete. È la volta di Paul, un mancino. Si prepara, parte, Polle, fuori, fuori! Se fanno questo rigore, il Milan passa, incredibile. Filippo Scotti ha tra i piedi la palla che potrebbe chiudere tutto. Parte Scotti! Ha intuito!
favorito, Ferran, il portiere del Real Madrid che li tiene a galla. Dal dischetto Gonzalo, che ha già battuto il rigore di prima, parte Gonzalo e lo spiazza anche questa volta, e il Real Madrid rimane lì. È come desiderare di voler vedere il miglior finale in una delle proprie serie TV preferite. Chissà che cosa ti è passato per la testa in quei secondi lancinanti di camminata verso il tuo rigore, Kevin. Chissà che cosa hai provato, che emozioni hai sentito, chissà se ti tremavano le gambe oppure no. Chissà se va, ma sì che va, perché sei il capitano del Milan, hai personalità, carisma, talento da vendere. E allora, anche oggi, ancora una volta, Kevin si carica sulle spalle un rigore che potrebbe pesare tonnellate. È tutto pronto, parte dal dischetto il capitano, Kevin Zerouni! Il Milan passa di diritto ai Final Four della Youth League! Una squadra incredibile che non ha mai mollato, nonostante le difficoltà, nonostante le avversità! Un gruppo incredibile che lo diciamo da inizio anno! Questa squadra è piena di talenti! L'ho mandato fuori il Real Madrid, una grandissima squadra che fino ad oggi aveva subito solo un gol in questa competizione! Il cammino rosso-nero continua! Con quello che è lo spirito di un gruppo straordinario! E adesso, giustamente e meritatamente, si godono la festa più totale di un'impresa incredibile! Lasciamo così il centro Peppino Vismara, dove abbiamo assistito ad una partita ricca di emozioni. E se oggi il calcio giovanile italiano ha fatto qualche piccolo passo in avanti, o almeno in parte, essendo il Milan l'unico club italiano a partecipare alle semifinali di Youth League, ammetto che probabilmente non abbiamo assistito a una delle migliori partite stagionali del nostro osservato Ugo, e che, visti i numeri, le aspettative su di lui erano davvero alte. Ma è anche vero che se avesse fatto quel gol, la partita avrebbe preso una direzione completamente diversa e magari sarebbe stato l'MVP del match. Ha avuto diverse occasioni per finire sul taccuino dei marcatori, ma come ben sapete, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Abbiamo avuto quindi la dimostrazione di quanto basti realmente poco mettersi o meno sotto i riflettori. Tuttavia, Ugo rimane un profilo interessantissimo che da qui ai prossimi anni bisognerà monitorare e tenere d'occhio, e di cui sentiremo tanto parlare. Perché se può capitare avere una giornata no, non può essere invece una casualità aver segnato più di 20 gol stagionali e arrivare addirittura ad allenarsi in prima squadra con campioni internazionali. A noi non ci resta altro se non augurare un futuro roseo a questo ragazzo, sperando così a sua volta di vedere ricalcare palcoscenici importanti, ma sono fortemente convinto che presto sentiremo tanto parlare di lui. Ma oggi ha vinto la squadra, oggi ha vinto la collettività di quello che è un gruppo fantastico, unico, autentico come quello del Milan. Lo diciamo da inizio stagione, questa è una squadra ricca di numerosi talenti e oggi ancora una volta lo ha dimostrato sul campo, prendendosi di diritto e con grande merito il biglietto per le semifinali di questa competizione. E indipendentemente da tutto, da come possa andare, mi sento di ringraziare personalmente questo gruppo per tutte le emozioni che fino ad oggi ci hanno fatto vivere, e chissà che magari li andremo a vedere nella loro prossima sfida, sempre qui in Youth League.